Papà l'ha quasi uccisa quando si sono incontrati. Se non li avessi fermati... Bene, ci siamo tutti. Abbiamo ultimato i preparativi. Ora dobbiamo solo portare via gli sfollati dalla Caia. La tempesta sta facendo installare il soffio della chimera sulla Scilla. Ma ora anche noi abbiamo l'arma. La tempesta non saprà cosa l'ha colpita. Senza il soffio della chimera non ha speranza. Dopotutto io sono l'araldo di Poseidone. Cosa? Coglieremo la tempesta di sorpresa. Io e Barnaba attaccheremo dal mare. Rendere inoffensiva la Scilla usando il soffio della chimera è la migliore possibilità che abbiamo. Le navi mercantili. Il diversivo dovrebbe dargli il tempo di andarsene. Io e Nataka ci assicureremo che tutti siano a bordo delle navi. È la nostra opportunità per lasciare la Caia. Dario ha ragione, Nataka. Dovete imbarcarvi su quelle navi, tutti e due. È la vostra via di fuga. Che cosa ne pensi, Nataka? È l'unica possibilità. Dovete sfruttarla. Lo faremo. Fino ad allora ci servirà un posto dove stare. Uno che non generi sospetti. Conosco il posto giusto. Una casa sulla collina, vicino a Dime. Andiamoci subito. Via, largo! Guarda che posto! Apparteneva a un mio amico. Ha cercato di fuggire dalla Caia, ma non ce l'ha fatta. Devo andare a preparare gli altri. Ci vedremo presto. C'è qualcosa in questo posto che... È un bel posto. Mette tranquillità. Già, peccato che non resteremo a lungo. Quindi, cosa farete dopo? Immagino continueremo a fuggire, come sempre. Almeno c'è del vino. Almeno c'è del vino. Che cosa hai fatto? Basta! Sono cresciuto così. Sul serio? Tuo padre ha delle abilità uniche. Sì, ma dal punto di vista umano fatica ad aprirsi. È difficile stringere amicizie per quelli come noi, che corrono da un luogo all'altro. Però ci siamo incontrati. All'amicizia. All'amicizia. Malaka. Malaka. Ricordi quando ci incontrammo in Macedonia? Mangiammo cinghiale sotto le stelle. Per la prima volta da molto tempo mi sono sentito a casa. Non mi è mai più successo. Fino a stasera. Allora godiamoci la serata. Devo raggiungere Dario e gli altri. Gli sfollati saranno già ai moli. Ombra dell'Aquila. Qui. I miei amici. Credo che non li rivedrò mai più. L'ultima volta che vidi la mia fila, litigammo. Litigavamo sempre. Vorrei averle detto quant'era importante per me, quant'ero fiera di lei. Ora che è tornata, temo che non la riconoscerei.
Le vere amicizie sono rare, Cassandra. Non dovremmo lasciarle andare così facilmente. Le vere amicizie sono rare. Forse ne sto perdendo una proprio ora. Non lo so. Capitano! Ehi, capitano! Che succede? Una flotta enorme si è radunata qua vicino. Sembrano in attesa di qualcosa, ma non sappiamo di cosa. La tempesta. La nave. Questa gente. Lei sa. In qualche modo lo sa. Ci uccideranno tutti quanti. In una volta sola. Non ci uccideranno. Affonderò fino all'ultima nave. Come? Barnaba, prepara la nave per la battaglia. Anche il soffio della chimera. Sì, capitano. È già pronta a partire. Spediamo questa tempesta dritta nell'Ade. Io e Nataka possiamo cavarcela qui. Buona fortuna, Cassandra. Devo raggiungere la Drestia. Ecco che arrivano. Capitano! Il soffio della chimera è pronto ed è ai tuoi ordini. Grazie, Barnaba! Vediamo cos'è capace di fare. Nemici in arrivo! Preparatevi! Lance, ora! Non possiamo reggere questa velocità! Non ci... Tenetevi forte! Un momento! Ce l'abbiamo fatta! Capitano, un'altra nave! Guarda quanto è grande! Lei è a bordo! La tempesta, fila! È su quella nave! Attenzione, comandante! Vengono da questa parte! D'ora in poi ti chiamerò Prometeo, capitano! Perché? Perché hai domato il fuoco! Ehi, stai bene? Ti serve aiuto? Devi... Non mi serve nulla. Ho già distrutto la tua barca. Non costringermi a fare lo stesso con te. Tu! Amorghe mi ha detto tutto dei corrotti. Non è colpa vostra se siete nati così, ma il vostro destino è morire come tutti gli altri. Farò quello che mi ha chiesto l'ordine. Fila! Tu! Che cosa ci fai qui? Ci sono così tante cose che voglio dirti, così tante. Ti prego, dammi una possibilità. L'hai già avuta. Hai avuto anni! Io dovevo proteggerti. Stavo affondando. Chi credi che mi abbia salvata? Tu? L'ordine è la mia famiglia. Tu sei solo un ricordo del passato. Non sarai mai una di loro.
Tu sei una corrotta, Phila. Cosa? So che cosa sono. Amorghe mi ha dato uno scopo. Mi ha guidata. Non sono un mostro. Io sono la tempesta! Ti sei spinta troppo oltre. Sei la marionetta di Amorghe. Non te ne sei accorta? No. Saremo anche corrotti. Ma non è questo a definire chi siamo. No. Io controllo il mio destino. Io controllo il mio futuro. Ti prego, Phila. Parliamo, io e te. Dimentica tutto questo. Vieni con noi. Cleta, no! È troppo tardi per lei, non è più tua figlia. Ora è la tempesta. Mi spiace. Avanti! Ti cancellerò dalla faccia della terra! Farò fine a questa storia, non mi fermerai! Combatti! Dicevano che eri forte, ombra dell'aquila! Per Zeus, non sai proprio quando arrenderti. Devo fermare il fuoco. Alzati, compi la tua missione, Tempesta. È la volontà di Amorghe. Non siamo tuoi nemici, Phila. L'ordine pensa di poterti controllare. Pensa che tu sia solo uno strumento che uccide a comando. Devi essere più di questo. Non lasciare che ti portino via la tua umanità. Alzati e combatti! Esiste una vita semplice per quelli come noi. Solo morte. Ho sempre saputo che sarebbe finita così. Perdonami. Non avrei mai dovuto. Sono fiera di te. Lo sono sempre stata. Hai capito? Sono sempre stata fiera di te. Sei mia figlia. Lo sarai sempre. Navigheremo ancora insieme, madre. Proprio come un tempo. Proprio come un tempo. Padre, le acque sono sgombre. Dobbiamo andare finché possiamo. Tesoro, sono qui.
Dario e Nataka partiranno presto. Devo salutarli prima che vadano. Ora Dario e Nataka saranno al sicuro. Il mondo greco non potrà più far loro del male. Finalmente potranno vivere in pace. È giusto così. Ehi, ombra dell'aquila! Siamo qua! Madre, finalmente possiamo tornare a casa! Una volta mi hai parlato di un tuo sogno, una vita più semplice, una bottega all'agorà, pescare con tuo figlio. Ricordo. È quello che farai? Forse, un giorno. La nave partirà con o senza di voi. Ora o mai più. Cassandra. Dario. Bene, ci siamo. Ci siamo. Nataka, Dario, navigate lontano e non guardatevi indietro. Ti ho lasciato una lettera, Cassandra. Ti ho scritto quello che non ho potuto dirti. È a Dime, nella casa. Cerca il vino! Lo faccio sempre. Nataka e Dario sono al sicuro. Il mondo greco non può più far loro del male. È un bene che siano partiti. È giusto. Di nuovo sola. È così tranquillo. C'è stato un tempo in cui questo posto era pieno di risate. Forse è la lettera di Nataka. Nataka. Almeno c'è del vino. Almeno c'è del vino.
Le vere amicizie sono rare, Cassandra. Non dovremmo lasciarle andare così facilmente. Chissà se Dario è stato sveglio tutta la notte. Meglio dargli il buongiorno. Non dormi proprio mai, eh? Il dolce abbraccio della brezza, l'odore del mare. Perché dovrei dormire? Ne sentirei la mancanza, Cassandra. Mi mancherebbe tutto. Il guerriero più affamato della Grecia ha saccheggiato di nuovo le nostre scorte di pane e latte. Tipico stomaco spartano. Il suo appetito ci consumerà tutti. Allora altro pane e altro latte. Andrò a comprare il solito. Il doppio? Ma dovevo darlo al mercante, ma mi sono distratto con... Ha quell'effetto sulla gente. Consegnerò questo e comprerò il doppio del solito. L'agora dovrebbe già essere aperta. Tornerò presto. Pane e latte in arrivo. Da grande come voglio diventare video? Come la tempesta. È testardo. La mamma dice sempre che la tempesta era cattiva. No, aveva la flotta più grande e potente di tutto l'Egeo. E io voglio essere un capitano, proprio come lei. Saluta Dario da parte mia. Pesce, Cassandra? No, grazie. Oh, come può avere del pesce così vecchio se viviamo accanto al mare? Cassandra, come sta la mia cliente preferita? Stanca, affamata e stanca. Ah, so cosa vuol dire. Goditi questi anni. Lo farò, lo sto già facendo. Comunque, ecco quello che ti deve Dario. Ci serve il doppio del solito. Pane e latte, per favore. Ah, per il pane ho finito il grano. Dovevo farmene dare un po' dal contadino in fondo alla strada. Magari puoi darmi una mano. Ti aiuterò. Ma mi aspetto di pagare qualche dracma in meno. Ti sai fare con le trattative. Ma d'accordo. Torno subito. La fattoria non è lontana. Farò in fretta. Quando è che il Pidio passa a trovarmi? Presto. Mi manda al mercante per il suo grano. Ottimo. È lì vicino alla staccionata. Tieni, ecco il tuo grano. Preparo subito il pane. Non posso fare aspettare i miei clienti preferiti. Ecco a te. Pane fresco dal forno e latte fresco dalla capra. Ci vedremo molto presto.
Questa roba non durerà a lungo. A volte credo che sia merito di Elpidio se ho un lavoro. È molto probabile. Pane e latte. Fatto. Meglio portarli a casa. Ah, dime, un posto che persino una Mistios può chiamare casa. Guarda chi è tornato. Come sta il mio Elpidio? Come sta mio figlio? Gli mancava sua mamma. E a lei mancava lui. Promettimelo, Cassandra. Questa è la nostra vita. Questa è la nostra casa. Ora siamo una famiglia. E io credo che sia stata la scelta giusta. Non dovremo più fuggire, Nataka. Siamo a casa. Proteggerò nostro figlio. Lo sai, Elpidio? La tua mamma è cresciuta lì, a Cefalonia. Proprio lì. Ma finché non è venuta qui, finché non ha incontrato te, non si è mai sentita a casa. Cleta e Fila, quel giorno sulla spiaggia, non sfuggirono al loro destino. Fini nel sangue. La mia famiglia è scappata così a lungo, ma forse non è possibile sfuggire a certe cose. Non sappiamo cosa succederà. Tutto ciò che possiamo fare è quello che riteniamo giusto e affrontarne le conseguenze. Questa lotta contro l'ordine, questa guerra, non vivrò abbastanza per vederne la fine. E nemmeno voi, forse sono stato sciocco a pensarlo. Ma non è il destino a definire chi siamo, le nostre azioni lo fanno. Oggi il nostro piccolo Leonida ha detto la sua prima parola. Cosa? Non l'ho sentito. Non è possibile. Che cosa ha detto? Nonno. O forse era un ruttino. È difficile capirlo alla sua età. Chi è il mio genietto di un nipotino? Chi è tutto suo nonno Dario? Esiste qualcosa di più bello di questo? Una vita semplice. Informate la Persia. Inviate la flotta. Mandate tutti. Ai tuoi ordini, Amorghe. Ci vediamo presto, vecchio amico. Ci si sente soli? Mm? Hai combattuto e ti sei nascosto per 30 anni. 28 anni. In una vita così, ci si sente soli? Oh, Nataka, oh, Elpidio. Certo. Ma sì, ci si sente soli. Come va? Molto bene. La gente è amichevole, persino papà ha iniziato a socializzare. Davvero? Sì, è interessante vederlo interagire con gli abitanti. Gli ci è voluto un po', ma ora è più rilassato. Questo posto gli fa bene. Dario, com'era la madre di Nataka? Mia moglie? Oh,
È passato molto tempo. Era testarda, forte, bella. Nataka assomiglia più a lei che a me, per fortuna. Qualcuno vi ha dato fastidio mentre non c'ero? Nessuno che non potessimo gestire. Forse dovremmo spostarci in un luogo più sicuro. No, Cassandra. Questa è la nostra casa ora. Non permetterò che il Pidio faccia la vita che ho fatto io. Va bene. Allora, dimmi, com'è la vita da Mistios? Com'è la vita da... si gira il mondo. Non è male. Si incontra un sacco di gente e la si infilza? A volte. Altre volte la si prende a calci. Capisco. E un Mistios riesce a guadagnare bene? Non male. Non abbastanza da comprarsi un'isola, ma... Ma guadagni abbastanza. Direi di sì. Mi piace la tua... spada segreta. Lama celata. Lama celata. Io ho una lancia. Hai la lancia di Re Leonida. Come fai a... Ero lì, Cassandra, alle Termopili. Vidi quella lama in tutto il suo splendore. Tu eri alle Termopili? Forse. Purtroppo devo commentare parecchie cose su questa parentesi da famiglia del Mulino Bianco di Cassandra e Company, perché ci sono diversi problemi. Magari alcuni di voi non c'erano quando uscirono questi DLC, che tra l'altro ne usciva tipo un episodio al mese, quindi tra questo momento qui con il Pidio e quello che andremo a vedere tra poco era passato un mese lì a rimuginare, a pensare, ad incazzarsi, perché sì, la gente si arrabbiò parecchio per questa scelta di questo DLC di costringere Cassandra o Alexios a fare una famiglia con la progenie di Darius, perché sì, Cassandra è il personaggio canonico, quindi per forza di cose Nataka è il personaggio, il figlio canonico di Darius che sopravvive, se invece siete con Alexios, giustamente c'è la figlia, perché in qualche modo dovete farlo sto Elpidio, sto figlio. E giustamente la gente si arrabbiava perché ti dicevano no, in Odyssey puoi fare le tue scelte, poi tra l'altro qui vediamo un'animazione assolutamente terrificante, no, puoi fare le tue scelte, puoi decidere chi essere, invece qua la storia ti costringe a mettere su famiglia, anche se magari non volevi. Poi per quello che succede alla fine lo capisco, però comunque come vedete qua oggi nell'opzione che potete scegliere lì sotto c'è scritto una cosa che riguarda la stirpe, come se Cassandra avesse fatto questo figlio perché deve mandare avanti la stirpe sua di Leonida eccetera eccetera, invece prima era molto più zuccheroso, cioè anche se non c'era l'opzione col cuoricino era adesso siamo una famiglia, yeah che bello, E tra l'altro una volta era obbligatorio il video che state per vedere, ovvero Nataka e Cassandra lì seduti sul tetto al chiaro di luna a baciarsi. Questo video lo vedete adesso soltanto se scegliete l'opzione col cuoricino. Invece una volta era obbligatorio, quindi hanno un po' cambiato le cose in corsa, ma questo è il meno peggio alla fine. Secondo me il fatto che il Pidio venga descritto nel prossimo episodio, come vedremo più avanti, è anche peggio la situazione. Il Pidio viene descritto come questo bambino in grado di camminare, gattonare, nascondersi, giocare, mangiare pane e latte, quando è chiaramente un bambino in fasce. E tra l'altro, avendo rimontato da poco tutti questi video per questa rubrica per il salotto degli assassini, mi sono reso conto che questo modello di neonato in fasce l'hanno utilizzato anche nel flashback di Cassandra quando Alexios viene lanciato dal monte Taigeto, quindi va bene. Quindi è super strana la situazione e come avete visto prima ho anche... Intanto ancora animazioni che mi scorrono davanti agli occhi, mamma mia, vabbè. E come avete visto ho dovuto... sono dovuto andare contro cose che dice il gioco stesso. Poi sì, il Pidio viene chiamato sangue di Leonida, roba... Lasciamo perdere, ok, proprio una roba assurda. Il fatto è questo. In un dialogo c'è Darius che dice a Cassandra «Mi sono nascosto per 28 anni». Non tornano i tempi, ma neanche sai se dici, magari hanno pensato che tu questo DLC lo fai subito, quindi non è passato troppo tempo dal 431 avanti Cristo. No, raga, no. No, anche... facendo finta che tutto questo avviene anche il primo anno in cui Cassandra comincia la sua avventura, che comunque non va bene,
28 anni non tornano, dalle Termopili a adesso, cioè proprio a... no, non so come l'hanno scritto su DLC, cioè neanche a guardare un attimo le date, a fare una semplice sottrazione, non so se si sono dimenticati che gli anni avanti Cristo si contano andando all'indietro fino al cosiddetto anno zero, che poi l'anno zero non esiste, però a livello di calendario è così, quindi boh, veramente boh. È abbastanza un disastro. Questa parte qui, poi nel terzo capitolo, come vedremo più avanti, un po' si riprendono e lo vedremo tra poco. E tra l'altro, quello che succede alla fine, in realtà, io un po' lo apprezzo. Non vi spoilerò in caso che non sappiate, però sì, diciamo che per me il peggio di Unity è proprio questa piccola parte qui che abbiamo appena visto. Peggio di Unity, scusate, il peggio di Odyssey, che Unity come roba del peggio è sempre nei miei pensieri. Ma ora bando alle ciance, andiamo avanti con questo capolavoro del gaming moderno. Cassandra. Dario. Ti ho sentito arrivare, sai? Non mi stavo nascondendo. È bello vederti. Ci sei mancata. Le dracme non si guadagnano da sole, Dario. Nataka ha la situazione sotto controllo qui. L'avventura chiama quelli come noi. A lungo il mio unico pensiero è stato la Persia. Non mi importava di nient'altro. Ma il dovere di un genitore non è la sua ambizione. È la sua famiglia, Cassandra. Come sta il mio piccolo? Oh, è in grave pericolo, Cassandra. Elpidio è scomparso. Cosa? Stanno giocando ancora a nascondino. Lo sai, era il gioco preferito anche di Nataka quando aveva l'età di Elpidio. Come stanno? Ci siamo abituati ad avere una casa. È stato più difficile di quanto pensi. Hai saputo più niente dell'ordine? Niente di niente. Dopo la tempesta le acque si sono calmate. Fin troppo. Elpidio è al solito posto? Adora quella spiaggia. Vai dal bambino. Non vedo l'ora. Fai strada, Dario. Vieni, la spiaggia è di qua. Sei ancora piuttosto veloce, Dario. Forse sei tu che invecchi. È Cassandra! State di nuovo giocando a nascondino con Elpidio? Ovviamente. Sono alla spiaggia. Nataka ha detto di non dire nulla. Grazie per l'aiuto. Ho affrontato muri di fuoco, cieli oscurati da frecce e più mostri e lame di Eracle in persona. Ma niente di tutto questo può competere con l'essere genitori. È una battaglia diversa. Ce la farai, Cassandra. Stai andando bene. Chissà dove può essere Elpidio. Elpidio? Dove sei? La mamma sta arrivando. Elpidio adora sguazzare nelle giare d'acqua. Chissà se il mio piccolo guerriero è qui? Mi sa di no. Dov'è il mio tesoro?
Dov'è il mio bambino? Una tenda. Quando andavamo a guardare le stelle, dormivamo lì dentro. Deve essere lì. Oh, no! Elpidio è proprio bravo a nascondersi. Elpidio e il suo papà potrebbero nascondersi in questo relitto. Diamo un'occhiata. Ahem, trovato! Wow, la mamma è proprio una possente guerriera. Sicuramente racconterà quest'epica avventura negli anni a venire. Ricordiamoci di pagare la Mistios per i suoi eroici servigi. Ah, la mia solita tariffa. Bentornata. Questa è la casa di Elpidio. E sono felice che tu sia qui per lui, Nataka. Senza di te non avrei mai potuto adempiere al mio dovere verso questa stirpe. Come va? Bene. Mi sento al sicuro. Rilassato. A parte l'appetito del nostro piccolo guerriero, che non fa che aumentare. Ingordo. Come sta il nostro piccolo guerriero? Chissà quante avventure hai vissuto. Un ciclope. Wow. Quanti ateniesi hai ucciso? Incredibile. Hai addirittura superato il record di Brasida. Ma smettila. Dario mi ha mandato un messaggio. Parlava di una festa. Pensavamo che fosse ora di una riunione di famiglia. E che riunione di famiglia sarebbe senza un banchetto? Io e Elpidio prepariamo il cinghiale, vero? Cinghiale, quanti ricordi. Io e Cassandra andiamo a cercare dei frutti di mare. Accenderò un falò vicino alla rupe. A più tardi, piccolo guerriero. Dario sembra più felice quando c'è Elpidio. I nipoti hanno un effetto misterioso sui nonni, ma mi sorprende che tu lo capisca. Forza. Dietro tutta quella barba. Come credi che sarà Elpidio da grande? Cioè, se proseguirà l'attività di famiglia passando i suoi giorni a fare il Mistios in giro per il mondo greco? Non è una brutta vita. Ho una barca. Anzi, una nave. È un bel posticino tranquillo. Le pozze sono della misura perfetta per Elpidio. Non mangiavo frutti di mare da un po'. Allora, che dici? Secondo te Elpidio somiglia più a me o a te? È bellissimo. Quindi, a me, decisamente. Saranno abbastanza per il banchetto. Sarebbe meglio lasciarne un po' agli altri. Torniamo alla rupe prima che arrivi papà. C'è una cosa che voglio mostrarti. La rupe è di qua. Dicevi di volermi mostrare qualcosa. Ti ho portata qui per farti vedere questo. Cos'è? Sembra una specie di amuleto. Mia madre me lo diede quando ero piccolo. Questo ti terrà al sicuro. Possa proteggerti da ogni tempesta. Aveva ragione. Ti ha sempre protetto. Vorrei averla incontrata. Ma ora
non mi serve più. Nataka! Non posso promettere che ci sarò sempre, ma farò del mio meglio. E io farò lo stesso. Ecco che arriva! Ecco che arriva il mio ometto! Il Pidio ha fame? Beh, ha avuto una giornata impegnativa con nonno Dario. Su, Nataka, il Pidio può stare sveglio un altro po'. Deve riposare, si è divertito fin troppo oggi. Vengo con te. Ce la caveremo. Fai ciao ciao, Elpidio. Quasi. Ti manca l'emozione di vivere sulla strada o ti godi la tranquillità? È troppo tranquillo. Eh? Sono abituato ai ruggiti di lupi inferociti, alle lame sguainate nell'ombra. Di me è troppo tranquilla. Dimmi, ti piace fare il nonno? I bambini sono meravigliosi, ma amare così profondamente è terrificante. Non viziarlo troppo. Troppo tardi. È questa, Dario. La vita semplice. Dario! Al villaggio. Ora, vai! Non temere, sto arrivando. La mamma sta arrivando. Nataka, Elpidio, tenete duro. Elpidio! Elpidio! Dove? Qualcuno ha visto mio figlio! Artabano, Cassandra, bentornata. Oronta, tu sei dell'ordine. Lui è l'ordine. Amorghe. Mi fidavo di te, ti ho aiutato. Amico mio, ne è passato di tempo. Eravamo protettori, Amorghe, i campioni del popolo. Questo è sbagliato. È necessario. Non mi diverto a farlo. Dovevo attirarvi. È te che voglio, Cassandra. Te e la tua stirpe.
Non osare toccarmi! Cassandra, vai! Toglietevi dai piedi, malaca! Ancora! Ne volete ancora? Vi faccio a pezzi! Vai, porta il Pidio via da qui. Ce ne andremo insieme. No, mi assicurerò che l'ordine non vi raggiunga. Ma sono troppi. Non devi farlo. Non c'è tempo per discutere, vai! Pensa al bambino. Ti voglio bene, Nataka. Papà, torna da me. Proteggili. Promettimelo. Te lo prometto. Nessuno attacca la mia famiglia! Nessuno se ne andrà! Morirete tutti! Nataka, Elpidio, tenete duro! Cassandra, presto! Sali sulla barca, presto! Padre, torna da noi. Dov'è l'ombra dell'aquila? È il bambino! È tardi ormai. È me che cercate! Sono qui! Muori! Preparati alla morte! Ha! Ora! Un'altra salva! Frecce! Via con le frecce! Amorghe, l'hai visto? No. La spiaggia. Nataka! Elpidio! No. No, 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 ti prego, no! Elpidio! 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 Ti prego! Elpidio!
Avevi promesso di proteggerli. Avevi promesso di tenerli al sicuro. Dovevo restare indietro. Dovevo essere con loro. Io... È colpa mia. Questa vita. Siamo noi a dover pagare per il nostro passato, per i nostri errori, non i nostri figli. Non c'è traccia di Elpidio. È ancora vivo, Dario. Lo sento. Se è nelle mani dell'ordine, possiamo trovarlo. L'ordine crede di conoscere il dolore, ma non sa cosa l'aspetta. Crede di sapere cos'è la sofferenza, ma gli mostrerò quella vera. Crede di aver visto la paura, ma te lo giuro, Nataka, scoprirà cos'è il terrore vero. Troverò il nostro piccolo. Lo riporterò a casa. Fidati di me.